pedale. Abbiamo sposato la tecnologia un po' per passione, un po' anche per condizione necessaria, nel senso che vivendo noi in due città diverse, la tecnologia è diventata fondamentale per poter lavorare in simultanea, banalmente, a progetti e ricostruire l'ambiente di lavorazione. Milano, in Cremona, dove abbiamo il nostro studio in campagna, casa sua, sei in macchina col porcellino, cioè, in modo tale da, nei ritagli di tempo, riuscire sempre a essere creativi. Facebook adesso è sicuramente fondamentale, essendo così facile da un punto di vista tecnico avere un rapporto diretto con i propri fans, forse è ancora più importante avere qualcosa da dire e lavorare molto sui contenuti e sul affinare le proprie capacità comunicazionali. Quindi sì, il bacino è molto ampio, però bisogna sicuramente avere una comunicazione assolutamente più mirata e curata rispetto magari ad anni fa, quando si poteva fare una copertina, si facevano le fotocopie, si spedivano i demo e quindi sicuramente c'erano molto meno band che arrivavano al demo e alla spedizione e alla stampa. Il tirannosauro balla tutto l'anno tra luci colorate e stelle, il ritmo è sempre quello, lui odia il silenzio, resta sempre a tempo, non soffre di vertigini perché non è mai stanco. È importante che dietro questi mezzi ci sia realmente tu, perché i fan con i quali tu riesci a chiacchierare, riesci a capire cosa gli piace quello che fai, vogliono che dietro questi mezzi ci sia realmente tu. Tant'è che noi amiamo moltissimo utilizzare anche la rete per farci smontare, come abbiamo fatto quest'estate con il Tirannosauro, che abbiamo fatto un remix contest dove abbiamo dato la possibilità alle persone che volevano di smontare il Tirannosauro e ricostruirlo remixandolo. A noi piace tantissimo questo tipo di rapporto interattivo, che è poi la caratteristica principale di internet rispetto a mezzi dove magari più passivi. Sicuramente la gratuità può essere una parte del, adesso deve diventare per forza, secondo me, una parte del lavoro di una band. Ci sono molti mezzi per riuscire a avere ritorni magari in maniera diversa. Si può distribuire gratuitamente la propria musica su SoundCloud, ma lavorare molto sull'aspetto live delle proprie performance e quindi dare veramente qualcosa di vero e concreto ai fan. E quindi ci sono sicuramente aspetti diversi che si compensano. Magari alcuni progetti nati più in vitro pagano il fatto di non avere assolutamente un riscontro live e di non poter quindi sì, lavorare. Che funzionano solo su supporto. Sì. Come fa il tirannosauro? Il tirannosauro.
va nel labirinto. Vi è piaciuta la mini chiacchierata con i maghetti dell'Electro Dance Nostrana? Bene, domani ve ne mostreremo un'altra parte in cui parleranno del loro nuovo lavoro Piattoforte, delle collaborazioni, delle loro passioni per i vecchi sintetizzatori, ed è meglio che mi fermo qui, se no vi dico tutto io. E da un duo affermato che viene da Cremona passiamo ad una band emergente di Parma, con un nome altrettanto particolare. Loro sono i Supak Zar. E fa sempre piacere, soprattutto se si tratta di una band italiana, sapere che loro, per il loro debutto in major, abbiano evitato le solite ruffianerie e i soliti giri di do con i chitarroni acustici. Infatti il cantato è inglese, gli spunti sono anni 60 e il risultato finale è questo.